libro antico che parla della vita di Cristino da Viterbo, la prima biografia ufficiale. Eccola qua, dovrebbe arrivare tra poco. Eccola qui. Siamo con Crispino che muore nel 1750, questa biografia viene stampata a Venezia nel 1752, quindi 2 anni dopo la morte di Crispino, viene ristampata a Roma nel 1761 e certamente uno di quei libri che ci comincia a dire qualcosa. Premessa, ogni tanto facciamo un po' di parentesi. Dalle mie parti, cioè in zona pugliese, questo libro non si trova. Allora ho fatto una cosa che qualcuno potrebbe dire, ma come? E invece internet è più utile, perché questo libro io l'ho scaricato da internet, da Google Libri, per cui vedrete che per ragionare di alcune cose, quando non abbiamo purtroppo gli originali tra le mani, una modalità può essere provvisoria naturalmente, va bene per un anno sì. La discussione a braccio, certamente se dovessi scrivere qualcosa verrei a Viterbo, perché voi ce l'avete questo libro, vero Francesca, visto sull'OPAC. Allora, insomma, noterete che ogni tanto, insomma, io ho cercato di nascondere quando mi è fuori Google, però è un aiuto. Poi vedremo anche il libro originale, però assolutamente. Niente, cos'altro aggiungere? Che questi libri in qualche modo consentono di vedere dei volti, perché sì, noi immaginiamo e pensiamo al libro, a questa biografia, come la possibilità di avere la ricostruzione della vita, e attenzione, stiamo per vedere l'incontro tra Crispino e Rosa, ed è questo libro, questa testimonianza, questa prima testimonianza a dircelo, ma dimentichiamo le volte, magari non tutti, che i libri restituiscono anche le immagini. E allora andiamo a un'altra biografia importante, nota, dove all'interno troviamo una delle immagini più, come dire, collaudate, più note di Crispino. Questa è un'opera invece del 1806, questa è una tavola, un'immagine calcografica, così cominciamo a dire qualcosa del libro antico, noi adesso vedremo la calcografia, quindi l'apparato iconografico del libro antico, poi vedremo che ce n'è un'altra che ho scelto. Bene, l'immagine classica, così cominciamo a vedere un po' dei tratti che forse, anticipiamo, possono essere in comune con Rosa. Crispino è inginocchiato, i segni, diciamo, tipici della sua figura, rinvia la questua, cioè il cesso, insomma la sacca, e questo dialogo, vedete la mano sollevata, questo dialogo, insomma, con la Vergine Maria. Bene, proviene da un libro che abbiamo detto del 1806, ed è la vita del beato, perché nel frattempo era stato beatificato, beato Crispino. Torniamo invece al libro che vi ho mostrato prima, cioè l'edizione del 1752, e se facciamo caso, guardiamo un po', commentiamo questo libro antico, se facciamo caso, insomma, il frontespizio lo dice chiaramente, vita del servo di Dio, non è ancora stato beatificato, Crispino da Viterbo. Qualcosa sul libro antico permettetemi di dirlo. Vedete, come spesso capita nel libro antico, c'è un frontespizio più o meno affollato, noi siamo abituati ai nostri libri, giusto? Dove per esempio una delle prime indicazioni che qui non c'è è l'autore. Se noi prendiamo per esempio, non so, uno di questi libri o insomma tanti altri volumi che sono tra le nostre mani in testa, per esempio questo di Filippo, questo libro lo citeremo nuovamente a fine della nostra chiacchierata. Vedete, sia sulla coperta, ma se poi io aprissi il frontespizio, in testa c'è l'autore. Vedete, il libro antico non è scontato, non sempre è così. Qui abbiamo questa indicazione molto lunga, la dedica, e poi abbiamo il calcio al frontespizio, si dice così, degli elementi. Abbiamo il luogo di edizione, quindi Venezia, abbiamo l'editore, l'anno e la licenza. D'accordo, e al centro che c'è Suor Francesca, che c'è al centro, non mi dire solo che c'è Santa Rosa, è una donna però, adesso ne andiamo, andiamo a vedere chi si tratta, che cos'è. Vedete, il libro antico ha sempre questa altezza, un'immagine, beh, si tratta della marca tipografica. Sapete, la scheda di questo libro è un po' così, col punto interrogativo, perché non si è riusciti a capire se questa donna, e quindi la provvidenza, e questa donna chi è? Non è Santa Rosa, eh? C'è scritto, c'è il cartiglio, e la provvidenza, e anche gli eventi della provvidenza, le spighe dell'abbondanza, e la donna con le chiavi. Tra l'altro si intravede sulla nostra sinistra,
anche una sorta insomma di borgo, di insomma, costruzione. È una marca tipografica, è una modalità che aveva l'editore per mettere quello che oggi ce l'abbiamo anche noi, è questa cosa, il logo, cioè l'immagine che rimanda in qualche modo alla emoji, casa editrice o stamperia, come si diceva. Bene, vedete, parlare di Santa Rosa e Sant'Espino mi fa, come dire, da pretesto anche per dire un qualcosa un po' sul libro antico. Bene, ma andiamo allora finalmente, dopo un po' queste chiacchiere iniziali, a incontrare Rosa e a incontrare soprattutto Crispino che incontra Rosa, scusate il giro di parole, e andiamo a pagina 5 di questo libro. Svogliamo questo nostro libro di Google Blue Book, ripeto, e andiamo a pagina 5 e leggiamo insieme. Ho preso questa parte finale di pagina 5 e dice: questa virtù, quindi sta parlando di Crispino, della virtù dell'umiltà, attenzione, teniamo in caldo, teniamo in sott'occhio questa parolina magica perché tornerà spesso. Questa virtù dell'umiltà era la prediletta del suo cuore, della esse come anche a stampa, anche nel Settecento ha ancora questo carattere. Del suo cuore e per disgustarlo bastava lodarlo. Ciò si vide, vuol dire che per dar fastidio al giovane Pietro, perché questo era il nome al secolo, bastava fare una lode che si sentiva un po', qui dice disgustato, anche saggio diremmo. Ciò si vide, graziosamente, ecco arriva, si vide graziosamente in un fatto occorso, dove è stato Don Rocco? Qua, nel monastero di Santa Rosa. Frequentava, attenzione, qui stiamo leggendo, siamo nel 1752, abbiamo detto, quindi sta raccontando il biografo di Crispino un fatto avvenuto quando Crispino era ancora giovane, si chiamava ancora Pietro Fioretti. Ciò si vide graziosamente nel monastero di Santa Rosa. Frequentava in quel tempo Marzia, sua madre, il monastero di Santa Rosa, perché quella badessa ed altre monache le davano a biancar filo, a cucire e fare altri lavori, col guadagno dei quali aiutava la casa. Portava con sé più delle volte il suo figlioletto Pietro, perché con molti suoi detti innocenti e piacevoli le dilettava. Non so che cosa succede, sospeso, non so Filippo, sono in sospeso e visualizza più tardi. Ecco, vedete, sul libro antico, non sa, in originale, questa cosa non sarebbe apparsa. Ma egli, lasciata la madre, vedete quelle due L con l'apostrofo, per quello ha un nome che proviene insomma anche dai manoscritti, che è il reclamante, perché ci avverte, ci richiama che bisogna girare pagina, dalla pagina 6. Notate adesso che arriva come c'è la testatina, quella che ancora oggi non abbiamo inventato niente in tipografia, la testatina tipografica, vita del servo di Dio, e poi dirà Spinola di Terbo. Quindi all'ingresso del parlatorio, prima se ne entrava in chiesa, venerato il Santissimo Sacramento, recitava inginocchiato e con le mani giunte alcune preghiere che aveva imparato a mente al sacro corpo incorrotto e flessibile della Santa. Quindi qua, oddio, bisogna vedere nel Settecento com'era Eleonora la chiesa, poi qui la urna era già qua nel Settecento, quindi ci sta parlando di un episodio venuto veramente qui alle nostre spalle. Le monache l'aspettavano al parlatorio, ma Pietro, infervorato alle volte nelle sue orazioni, prolungava più del solito l'andarvi. Intanto dalle grate superiori, che bisognerebbe capire qui da dove si vede quel punto, intanto dalle grate superiori che rispondono in chiesa, andavano un giorno alcune monache ad osservar che faceva, e vistolo così divoto ad orare la santa, tornate in parlatorio aspettarono che venisse. Quando fu giunto, cominciavano quasi applaudendoli a dire: ecco il nostro santarello, da qui innanzi non vi diremo più Pietruccio, perché era piccino, era un bambino, ma aggiungendomi un'altra parola vi chiameremo il buon Pietruccio. Beh, finalmente abbiamo visto di questo incontro, chiaramente, come ho detto all'inizio, non fisico, perché